Siamo ritornati sui futuri, vi ho fatto vedere i tre stage che ho completato, quindi ho ricevuto i premi. Andiamo sulla squadra dei sogni, che è il Leeds, che ho creato io con chi ho comprato. Allora, qui c'è le divisioni e qui ci sono gli eventi. Allora, quelli con la spunta li ho completati. Questo non so perché, ma non mi dà la spunta, eppure l'ho completato. Vabbè. Questo finirà tra 31 giorni, questo non lo facciamo più perché tanto l'abbiamo fatto, il massimo che dovevamo fare l'abbiamo fatto. E andiamo qui, quello che sto continuando adesso. Prima di proseguire vorrei... Questa è difficile da giocare. Vedi, punti minimi 3, numero massimo di partite 3, io potrei fare anche 3 pareggi volendo, però magari c'è chi gli serve un punto in più e... Quindi bisogna sempre stare molto attenti. Prima di continuare, brevemente vorrei dedicare, anche se conta poco, anche se serve a poco, non voglio fare del protagonismo e del vittimismo, assolutamente da escludere quella cosa lì, non è nel mio stile. E vorrei dedicare appunto questo gioco, queste partite che io faccio, quando ve le proporrò ogni tanto. Vorrei dedicare questo stage 02 alle vittime di quell'incidente, quei quattro ragazzi di Riccione, quattro ragazzi down periti in quell'incidente. Dedica speciale anche a mio papà che da poco ha fatto gli anni, sono 9 anni che non c'è più. Ciao papà, tanti auguri. E vorrei dedicare inoltre anche, in particolar modo, anche a un personaggio che se n'è andato da poco, che è Bruno dei Fichi d'India. Ci ha tenuto tanta compagnia. Io lo guardavo spesso su YouTube e devo dire che era un gran personaggio. Facevano veramente ridere, tenevano compagnia, quindi questa dedica la voglio fare in questo modo qua. Non c'entra nulla, non è vittimismo, non è protagonismo, però mi sentivo di farlo perché se noi siamo qua e ci divertiamo, ci arrabbiamo anche per un videogioco, però è bello essere qua e ogni tanto ricordarsi anche di tutti quei bambini che purtroppo anche non ci sono più per mano di bestie, perché io le chiamo così, bestie, e anche di tutte quelle donne che subiscono violenza, uomini che anche subiscono violenza, vedi quello che per sbaglio è stato bruciato dall'acido e tutto quanto l'insieme. Queste cose io vi voglio solo dire una cosa, basta, non rompete più i coglioni con questa violenza gratuita, non va al matrimonio, non va in qualsiasi cosa, prendete, separatevi, andatevi a fare un giro e non rompete più i coglioni. Se fate figli e poi li dovete uccidere, eccetera, lasciare da soli in casa per chissà che cosa, per chissà che quale motivo, non fate figli, non fate figli. Ma smettetela con queste violenze gratuite, perché il giorno che girerà poi la ruota andremo poi a ridere. Ho finito. Scusate il piccolo sfogo, ma non se ne può più, non se ne può più veramente. Soprattutto i bambini, lasciateli stare, lasciateli stare. Non rompete più i coglioni, lasciateli vivere. Se no, non li fate, fate prima, non ne fate. Basta. Allora, scusate. Punti minimi 3, andiamo avanti. Ok. Adesso ci facciamo subito la squadra prima di far girare. Questa è la mia squadra. Ok? Quindi Firmino, Bellotti, Quadrado. Poi io posso anche cambiare Gomez, Spinazzola, Spirigueta lo andiamo a togliere. Io metto Carvacaldi. Abbiamo Mendy, abbiamo Kier, abbiamo Cavani. Io direi di prendere il nostro nuovo acquisto, ragazzi, che ci è andato stamattina. Ed eccolo qua, Romagnoli, raga, Romagnoli. Andiamo a controllare solo che sia tutto a posto e vediamo se mi può giocare, da che parte mi può giocare Roma. Centrale però è più sinistro, vedete che è più sinistro, quindi mettiamolo a sinistro. Rudiger, perfetto, può giocare dove vuole.
Quadrato, e andiamo a cercarci uno sfidante. Questo non è divisione online, questo devo fare 3 punti in 5 partite. È più o meno come la divisione online. Chiedo ancora scusa per lo sfogo di prima, ma veramente su certe situazioni non se ne può più, eh. Ci vanno pene severe perché veramente non se ne può più, davvero. Basta, finiamolo queste violenze gratuite perché davvero non se ne può veramente più. Dai, poi ci guardiamo un pezzo di Gran Premio. Speriamo che ce la trovi subito questo avversario, vediamo di che forza avrà. Sarà tosta. L'ha trovato. Attenzione. Secondo me avrà la Juve. O Juve o Milan o Inter. Vediamo. Cosa vi ho detto? Vabbè. Va bene, ciao, se mi senti dalla televisione, benvenuto. Io sto registrando una partita. La porterò poi sul mio canale, vada come vada. Ok, andiamo avanti. Questo qua sicuramente sarà forte. Vediamo la sua squadra, andiamo a spiare il suo schema, che si può fare perché basta che mettete. Buona, Romagnoli anche lui. Vediamo come gioca. Arrivo, scusami. Formazione avversario. Mi sa che giocherà col passaggio lungo allora. Vabbè, andiamo. Buona partita. Devo fare sti punti, speriamo di farli. Tosta, è tosta. Un caloroso saluto a tutti gli appassionati di sport che ci seguono da Hello casa e ben everybody ritrovati and in quella welcome che to dice today's Allianz assomiglia un po' Stadium. all'Allianz Stadium, Non è eh. più tempo di amichevoli prestagionali e dopo aver terminato il Si rodaggio per gioca. scrollarsi di dosso la ruggine accumulata nelle gambe, si ricomincia finalmente a giocare per il bottino pieno. Una vittoria oggi sarebbe importante per Questo è partire già con il piede bravo, lo giusto vedo già e io. dare ai tifosi un buon motivo per tornare a casa soddisfatti. Questo è un complesso sportivo che non passa certo inosservato. Giocare tra queste mura è un sogno per ogni professionista. Roberto È Firmino, 1-0 palla dentro il Firmino, rombo, è palla 1-0 sotto lo Firmino. spettacolo. Che gol! Buona, Capito come buona, sarà dover questo è tornare forte queste ragazzi. partite? Ha una marcia in Io più, appena sia riesco nella tecnicamente mia che Master League dei mentalmente. PES E ha 21 me appena lo compro, iniziato. è forte. Smarcatissimo, non c'erano dubbi che l'avrebbe messa. Ha eseguito un movimento da attaccante di razza, ma il passaggio non era da meno. Tutta l'azione è stata da manuale del calcio. Hanno trovato il primo gol che cambia anche gli equilibri tattici dell'incontro. Non è mai facile aprire le marcature davanti a un pubblico ostile. Ora devono essere pronti alle reazioni C'è il avversarie. suo Avilla, c'è in porta. Non è male come portiere. Attenzione a non scoprire troppo qui il Vede lo scambio e centro. cerca la profondità. Grande Carvajal. Romagnoli, dai. Dai Rudiger. Oggi l'ho messo a destra. Di solito lo faccio giocare a Quadrado. sinistra. No, Palla a Rudiger. io non sono uno che fa melina, non mi piace fare queste cose. Beh, questo è un passaggio A me quanto piace meno giocare le partite, discutibile. Melina sono tutti capaci a farla. Bravo, Kovacic. no, sbagliato io. Prova a fare tutto da solo. Ecco Dybala. Cerca di superare la difesa per vie centrali, non ha però il supporto dei compagni. Risolve una situazione che poteva diventare insidiosa. Bello! Grande prova di forza. Quadrado! Non ha fischiato il fallo, vabbè, ci sta, ha dato regola di vantaggio lì. Questo Fissano il pallone e il pallino era fuorigioco. fallo. David Silva, vai. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Attenzione. Attenzione, perché quando attaccano così non diamo troppa profondità. Dybala. Buono, Credi bravo. abbiano modificato qualcosa nel loro modo di attaccare, Luca. C'è più movimento lì davanti. Sì, Fabio, è vero. Ci sono più sovrapposizioni, scambi sulle Fuorigioco, fasce e in vedi generale guarda anche i movimenti senza il palla. discorso che vi spiegavo Vogliono allargare la manovra e dell'assistenza, attaccare bisogna dalle corsie usarla. laterali. Dai, non perdiamo tempo, non facciamo gli infami che non mi piace. Vai Gallo. Buonanotte.
sprecato. Ora Belotti. Attenzione. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Romagnoli. Madonna quanto è forte, oh, basta. Poco più di 15 minuti di riposo. Ricordiamo che la partita si è sbloccata già nei minuti iniziali. E così siamo evidentemente sull'1-0. Ha spaventato la difesa, sì, ma non si può fare sempre tutto da soli. C'erano buone opzioni di passaggio. E ora deve concludere. Errore qui, pallone sprecato. Quadrado. Silva. Mamma mia. Comunque bravo ragazzo, chi è, gioca bene, gioca pulito, non usa nessun trucco e fa piacere. Quando perdi con gente così ci sta, perché non giocano pulito, non fanno melina. E questo è un passaggio quantomeno discutibile. Quadrado. Ah, Quadrado, va messo più largo. Va via in profondità. Ma che gol! Che gol ragazzi! Questa è una bestia da fuori area. Che gol! Bello, eh! Bello! Bello, bello! Dove il portiere non può arrivare una perla! Gran gol, gran gol! Me lo fai rivedere per favore? Non è per sminuire te, eh! Madonna che gol! All'incrocio, bello, bello! Ci sta! No, non ti disconnettere! Ma perché vi disconnettete? Che vi penalizza? Dai! Ma perché? Ma dai, su! Perché viene nervoso, ma minchia gioca! Che palle ragazzi quando è così! Niente raga, ci salutiamo, che vi devo dire? Non è colpa mia, a meno che non sia la mia connessione, ma non credo! Avrebbe laggato. Si è disconnesso. Si è disconnesso. Ma perché? Ma perché? Cioè ti penalizza. Avresti possibilità magari di pareggiarla. C'era ancora. Hai vinto. Questa partita è stata abbandonata perché l'avversario ha una connessione debole. Evento completato. 30.000. Ma perché vi disconnettete? Ragazzi, non vi disconnettete. Ci avete ancora altre partite da giocare. Li potete fare i punti. Ma non vi disconnettete neanche in divisione online, perché vi penalizza. Dopo vi fa tribulare a trovare gli avversari. Ma non vi disconnettete. Piuttosto siete sicuri di non poterla più raddrizzare la partita? Giocate, fate passaggi, vi allenate. Ma non vi disconnettete. È brutto, è brutto, è brutto. Vabbè ragazzi, io ho completato lo stage, adesso qui ci sarà poi punti minimi 5 su 3 partite, quindi dovrei vincerne almeno una, ma sarà veramente difficile. Va bene, ragazzi, io vi saluto, è stato un piacere, mi dispiace che sei disconnesso, però, cioè, non lo so, cioè, cosa ci posso fare, io non è colpa mia. Non si è disconnesso, gli è caduta la connessione, ma trovo strano, trovo strano, trovo strano, perché siamo in Italia, era italiano quello lì, cioè trovo strano, poi può darsi che abbia la connessione peggio della mia, però di solito giochi. Vabbè, ciao a tutti, dai raga.